Che cos'è l'esterovestizione e quando è davvero il momento di avere paura di configurare questa fattispecie che evidentemente può farti molto 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 male? Te lo dico tra un attimo. Che cos'è l'esterovestizione? Quando è che nasce? Quando è che si pone il problema dell'esterovestizione? Quante esterovestizioni, perché ce n'è più di una, esistono? E soprattutto quali sono le conseguenze a livello fiscale, amministrativo e penale se ci sono? Allora, le conseguenze dell'esterovestizione possono essere nefaste, ma non partiamo dalla fine, cerchiamo di partire dall'inizio e soprattutto credo che sia arrivato il momento di farsi un po' di chiarezza. Non voglio dire definitiva perché evidentemente le norme cambiano in continuazione, quindi mettere un punto ad una normativa, soprattutto con riferimento all'Italia, evidentemente non è possibile e non ha senso, sarebbe diciamo una contraddizione in termini. Quindi cerchiamo di capire che quali sono gli elementi che innescano l'esterovestizione, quando è che mi devo preoccupare, perché il pensiero più ricorrente lì fuori, soprattutto per i medi e i piccoli, ma noi sappiamo che del resto l'Italia è costituita da microimprese, quindi come dire, è anche un discorso lecito, legittimo il fatto che la maggior parte degli imprenditori si pongano la problematica, anche se restano in Italia, di costituire una società all'estero. Perché vedete, ci sono due possibilità. Io, piccolo, piccolissimo, grande, diciamo a prescindere, come imprenditore, rimango in Italia e dico voglio aprirmi una società all'estero perché è tutto più bello, ed effettivamente lo è, non posso negarlo. Voglio aprire una società all'estero e voglio fare business magari anche in Italia con la mia società all'estero. In Italia però io non voglio avere niente, non voglio risultare, quindi non voglio una partita IVA anche italiana, non voglio una società anche italiana, voglio solo una società estera, poi la giurisdizione la decidiamo con calma insieme, però voglio soltanto una società all'estero che faccia tutto quello che deve fare all'estero. E questo molto spesso, ed è poi quello che secondo me la politica davvero non capisce o non si fa finta di non capire, non è dovuto a un problema prettamente, strettamente di tassazione. È evidente che finché la pressione, come dire, la pressione fiscale continua a salire, nel 2019 obiettivamente la percentuale sul PIL è aumentata di 0,6%. Per cento. Quindi, come dire, è un problema reale, mi rendo conto, ma non è l'unico, non è il principale. Il mio cliente mediamente si lamenta della burocrazia, della difficoltà di gestire il suo rapporto con il fisco, della difficoltà di interfacciarsi con il commercialista e di ricordarsi di 227 scadenze, che se disattese anche solo in parte provocano una serie di ripercussioni, non solo in termini di sanzione, ma proprio in termini temporali, cioè di rottura di coglioni. Lasciatemi passare il termine, molti si lamentano dei miei commenti, cioè del mio turpiloquio, per quanto insomma si riduca a poche parole sparse, ma comunque al di là di questo. È proprio un problema di rapporto con la fiscalità, cioè il cliente è devastato dall'idea di perdere tempo, sottratto evidentemente al suo business, perché deve rispondere alla cartella, al questionario, la segnalazione, l'alert e qualsiasi cosa, il questionario informativo e qualsiasi altra cosa, arriva, si sbaglia una minima cosa, poi devo fare il ravvedimento, quando lo posso fare. Quando non lo posso fare, insomma, diventa particolarmente problematico. Come dire, in termini temporali, poi magari è una cosa semplice, non ci sono risvolti in termini, nei casi più fortunati, in termini di sanzioni amministrative, però intanto io ho perso tempo, ho coinvolto altre persone, ho coinvolto il mio personale, se non il mio commercialista, che aumenta la parcella, eccetera, eccetera. E quindi è questo l'aspetto che spaventa di più, il fatto che sia un labirinto. Al secondo posto c'è evidentemente la pressione fiscale. Quindi è lecito e normale che io, se sono fiscalmente residente in Italia, mi ponga il problema: posso aprire una società all'estero? Il punto è, lo posso fare perché non c'è limite, non c'è una legge che mi vieta di aprire società, quindi ne posso aprire N di società all'estero, e questo è il primo punto. È chiaro che qual è il discrimen, cos'è che mi innesca l'esterovestizione? È la mia intenzione. Cioè, non è più difficile di così. Che intenzioni ho io? La mia intenzione è quella di effettuare un business il cui oggetto principale, ma non utilizziamo termini tecnici, diciamo il cui scopo sia quello di vendere, di fare soldi sul mercato italiano e di cui io sia poi effettivamente l'unico proprietario e l'unico amministratore, di fatto o di diritto, poco cambia. Perché se questa evidentemente è la vostra intenzione, allora siamo in piena estero. Vestizione.
di fatto non è un'esterovestizione di diritto, però comunque è un'esterovestizione di fatto, comunque vi crea un problema, articolo 73 del testo unico, eccetera, eccetera. Comunque, è la vostra intenzione, quindi se la mia intenzione è voglio rimanere in Italia, voglio fare tutto in Italia, voglio solo aprire all'estero per non pagare le tasse, evidentemente siamo in piena esterovestizione, perché è un artificio, una struttura, come si dice in gergo, non genuina, che evidentemente ho messo in piedi unicamente allo scopo di ottenere un risparmio fiscale. Poi il fisco se ne sbatte che l'avete fatto anche per risparmiare, come dire, il tempo sulla burocrazia e il rapporto con la fiscalità, perché evidentemente ha le sue regole, le sue leggi e non può disattendere, perché anche il fisco, ricordiamoci, ha un padrone, evidentemente, in questo caso si chiama legislatore, e non se ne può fare a meno. Quindi è questa la prima, è la risposta per avere, come la prima domanda da farvi per avere una risposta immediata. Qual è la mia intenzione? Voglio creare una struttura artificiosa, non genuina, vuota, semplicemente per fare poi i miei ricavi in Italia o comunque nel mondo, perché il problema si pone anche nei confronti di altre giurisdizioni, allora probabilmente sei in piena esterovestizione. Quando è che, cioè com'è possibile invece evitare l'esterovestizione? Beh, è possibile nella misura in cui invece sono in relazione ad un rapporto genuino. Ho fatto prima l'esempio del, cioè di fronte a un business genuino, un business di fatto, un business che si apra, si internazionalizzi anche altri mercati. Siamo partiti dall'esempio dell'imprenditore con la singola azienda aperta all'estero. Non dimentichiamo che invece io da imprenditore potrei avere la necessità, la volontà, l'opportunità di costituire altre aziende in giro per il mondo che facciano capo a me che resto in Italia. È una cosa fattibile, questo non determina il semplice fatto, quindi appunto, di avere delle aziende che sono controllate da me in Italia, delle aziende estere che sono controllate da me in Italia, crei automaticamente l'esterovestizione. Questo evidentemente è terrorismo puro e semplice, lo posso fare, ma ci sono delle dinamiche che vanno gestite, evidentemente, sotto il profilo italiano e sotto il profilo della legislazione, della legge fiscale, della giurisdizione dove ho incorporato, costituito o aperto, volgarmente, le mie società all'estero. E deve esserci una ragione, una valida ragione economica, cioè devo aver aperto queste società perché in quel mercato è la forma maggiormente opportuna per aggredire quel mercato. Se vendo scarpe, ho bisogno di un negozio fisico e le voglio vendere a Parigi, evidentemente dovrò costituire una società a Parigi se voglio vendere scarpe a Parigi. Se per esempio io voglio vendere scarpe solo a Parigi e però io non voglio spostare la mia residenza fiscale a Parigi ma voglio rimanere in Italia, ho tutto il diritto io di rimanere in Italia di vendere scarpe a Parigi, ma sarò costretto a costituire una società a Parigi, ed è un rapporto che può essere gestito. Quindi io rimango in Italia e agisco da imprenditore, evidentemente non sono amministratore della mia società e ne riceverò i frutti tendenzialmente sotto forma di dividendo. Quel dividendo, quando viene distribuito dalla società francese in Italia, è tassato in capo alla persona fisica dal 1 gennaio 2019, l'aliquota è del 26%, a prescindere se sia una partecipazione qualificata o non qualificata. Quindi vediamo, in questo caso ho aperto una società all'estero, sono rimasto in Italia, non ho configurato nessun reato di esterovestizione, ma il business è genuino, ho un mercato da aggredire, ho qualcosa da fare in Francia, non sono andato semplicemente per aprire una scatola e poi evidentemente risparmiare. Nell'esempio, tra l'altro, erroneo, nel senso che la Francia evidentemente non è la giurisdizione dove andare, dove è possibile risparmiare sull'imposta, perché stanno messi anche peggio di noi, ok? Quindi, di nuovo, per ricapitolare, non andare troppo lunghi, gira tutto intorno alla vostra intenzione. Che cosa voglio fare? Che cosa mi sono prefisso? Che cosa voglio ottenere da questo business? Unicamente un risparmio d'imposta? Allora potresti avere un problema di esterovestizione. È un business genuino perché in realtà sto cercando di aprirmi a nuovi mercati, ci sono delle valide ragioni economiche per cui sto considerando quella giurisdizione, perché mi interessano vendere quei prodotti a quei clienti, a quel target che si trova lì, perché voglio andare offshore, perché voglio, come dire, voglio vendere negli Stati Uniti, sul mercato di lingua inglese, per esempio, gli stessi prodotti che oggi vendo soltanto all'interno della penisola italiana. Ecco, in tutti i casi in cui esiste un ragionamento economico dietro un'eventuale struttura, si può andare a pianificare, si può andare a parlare con il cliente e cercare di capire alla luce delle sue intenzioni qual è la struttura migliore, chiaramente gestendo quelle che poi sono le conseguenze a livello italiano. Ok, io spero di avere chiarito, anche se solo superficialmente, il concetto di esterovestizione e di avervelo reso un attimino più fruibile di tutto il casino che si trova scritto sui blog in giro
per il net, per internet, ok? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, sono Luca Taglialatela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flex Strategy. La Flex Strategy è una strategia di pianificazione fiscale che parte da un principio, da un assunto piuttosto banale, cioè sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse. Banale perché alla portata di tutti, banale perché basta davvero allungare la mano, il braccio al di là del confine italiano per trovare tutta una serie di strumenti che possono non solo portare la tassazione del tuo business ma anche del tuo gruppo fino addirittura allo 0%, ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato. Se vuoi saperne di più iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel link in descrizione qui sotto. Ti porterò tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno dei contenuti di Flex Strategy, il primo corso dove ho concentrato tutta la mia esperienza e tutti i contenuti raccolti in questi ultimi 15 anni di attività. Ti porterò lungo questo viaggio e ti farò capire esattamente che cosa può fare la Flex Strategy per te e quali sono i pilastri da applicare immediatamente, in quale sequenza temporale per raggiungere il massimo del risparmio fiscale e il massimo della protezione personale, patrimoniale e finanziaria. Noi ci rivediamo nel webinar gratuito. A presto!